Ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Cassette Beasts. Nello scorso video ho completato gli ultimi capitani che mi rimanevano da sconfiggere ed oggi si va a fare un altro arcangelo che sarà anche l'ottavo arcangelo, quello che mi sbloccherà l'ultima parte della canzone che narra i passaggi da fare su come lasciare Nova Wirral. Quindi, l'arcangelo di oggi è l'arcangelo di Waterloop. L'enigma di Waterloop non è complicato, anzi è quello che forse mi è piaciuto più di tutti affrontare, devo essere sincero. Però, vediamolo insieme. Cartelli mobili. Un mio amico Ranger mi ha parlato di questi cartelli mobili sul lago. Dice che se si sale sui pulsanti nell'ordine giusto e si seguono tutti i cartelli, si arriverà a un tesoro. Altri invece dicono che ti portano in un loop senza fine. Infatti si chiama stazione di Waterloop, certo. Quindi sarà questo cartello qui. Questo è primo di quelli che i Ranger chiamano cartelli mobili. Secondo alcuni, se si sale sui pulsanti nel giusto ordine e si seguono tutti i segnali, si arriverà a un tesoro. Altri dicono che porti in un grande loop. Beh, vediamo un po'. Noi andiamo dove ci indica la freccia del cartello. Ed ecco qua la stazione di Waterloop. E allora? Sì, queste statue hanno un aspetto strano. Stavano infatti a simboleggiare l'entrata per la stazione di Waterloop. Dunque, l'indovinello, come avete visto, non è neanche troppo complicato. Ora, a questo punto, qua ci sono altri iconostacei. Non è finito l'indovinello. Bisogna rivolgere questi iconostacei tutti quanti in una maniera ben specifica. Io non ci ho messo molto a farlo la prima volta, anzi, è stato piuttosto semplice. E in base a come li disponi, puoi far sì che si aprano questi due contenitori di qualcosa. Allora, vediamo un po' qua su cosa c'è. Qua? Dove si va? Ok, qui è chiuso, ma immagino di poterlo scavalcare. Oia! E qui c'è una chiave da aprire. Vediamo un po' che dice il cartello. Solo un forziere dice la verità. Vabbè, sì, non si trova in questa casa. Invece in mente questo forziere, giusto? E infatti ecco qua la chiave. Ti pareva? Chiave di Waterloop, aiuto. Sono buttato. Era questo l'ordine corretto delle cose da fare, ma andiamo qui ora. Allora devo fare il puzzle in questa maniera, mi dice. Quelli illuminati e quelli no. Non è proprio facile. E via, ci siamo. Se veniamo trasportati via dalla corrente, però. Ecco, arriviamo a questo punto, arriviamo. E l'acqua può fluire. Si riempie tutto e gira la ruota che apre il cancello e possiamo passare. Ora non mi ricordo proprio il procedimento per aprire quest'altro coso qua e mi dispiace, ma comunque non è che regali chissà quali tesori nascosti, quindi è anche skippabile. Ma andiamo ad affrontare l'arcangelo di Waterloop. Di nuovo quell'atmosfera. Ormai mi ci sto abituando, ma mi fa ancora male la testa. Un arcangelo, stai in guardia, Link!
Lo spazio tridimensionale è imperfetto, la scienza e la matematica restano vere, tutte le cose hanno quattro lati. Questo arcangelo ha un'aria eccentrica, ma magari amichevole. No, io mai percepisco incoerenza, siete esseri imperfetti, lasciate che vi dia una raddrizza dagli angoli. Esecraedro, mamma mia. Che bello arcangelo, mi ricorda un angelo di Evangelion, lo sapete? Guarda, io vado subito con la fusione perché sono ovviamente un poeta e uno scrittore. Auribella, tanto bella non è. Ma comunque, facciamo pugnalata tossica, non nel buio perché il buio magari non ci azzecca. Però ecco, tossica magari, gli mettiamo un po' il veleno. Liscio. Si aumenta l'attacco in mischia, quindi lui fa gli attacchi in mischia, eh? Va bene. Getto appiccicoso, vai. Poi ti faccio vedere una cosa che non conosci. Dai, fai il danno automatico. 15, eh no, fa un bel danno allora. Aveva un occhio al centro, eh? Interessante. Vediamo un po'. Pugnalata nel buio, ora ti prendo sicuro perché è schivata nulla. Buono. 17, fa un altro danno. Mi sa che sotto 13 si fa male da solo. Forse, dipende, però se è un 20 dipende se è dato a 20 facce. Ma comunque. Ah no, lo metti danni a contatto, vabbè, non fa niente. Ok, meno 66, wow. Faccio una cosa, mi curo, perché tanto ho per attacco super potente e devastante della vita. Taglio del Frustum. O Frastam, non lo so. Ah sì, elettrizzato conduttivo. Ti faccio vedere una cosa. Questo è un attacco potente. Hai capito? Così si fanno i danni. È Sharpnel, ma tanto non cambia. Beh, direi che è stata piuttosto semplice. Eravamo molti livelli sopra, nonostante io abbia messo uno scaling praticamente pari al nemico, o quasi. Terra della confusione, obiettivo sbloccato, vigore aumentato e vediamo l'ultimo pezzo della canzone. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola, occidente, sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e di quiete. Procedi dunque da lì a meridione, dove le strade si vanno a incontrare, dove si trovano alberi ed erba, dove sentieri potrai calpestare. Accanto a un edificio c'è un tronco, marca la fine del lungo sentiero. Se vuoi varcare la strada nascosta, salta tre volte con piede leggero. Con questo luogo e con questa azione, ecco che arriverai alla stazione. Ascoltami e trova quel luogo proibito che ti rivela lo spazio infinito. Possibile che anche i miei angoli siano imperfetti? I calcoli erano corretti, ho fallito in tre dimensioni contemporaneamente. Che tempismo! Stavo giusto pensando di reclutare qualcuno che fosse bravo con i numeri. Posso offrirti un lavoro, mio nuovo amico cuboide? Dobbiamo smettere di incontrarci così. Alla fine quell'arcangelo non era amichevole, la nostra solita sfortuna. E se non fossero arcangeli ma semplici demoni? Pensi che ogni battaglia che vinciamo con un arcangelo sia solo occasione di reclutamento per Aleph? Da quanto mi hai detto sembra che tu abbia sia un luogo che un rituale. Ok, diamoci da fare. Ora dove si va? Hai sentito le dicerie su cosa sta succedendo al cimitero? Potremmo dare un'occhiata se ti va. Risate malvagie, questo è un altro arcangelo. E lo faremo la prossima volta? Oh, non lo so.
Magari faremo Rovina e Risate Malvagie. Rovina in realtà è solo un mostro raro da poter provare a prendere. Direi che è dopo concludere con una remasterizzazione. Eccola qua, di Masco Locco, vai! E diventa un bel mostro, Masco Lacero. PV max 150, attacco in mischia 200, difesa in mischia 150, velocità 90 che è un po' bassina, ma attacco a distanza 100, difesa a distanza 110. Non è malvagio come mostro, me lo porterò fino alla fine del gioco. Un Masco Locco la cui imbottitura in poliestere è cresciuta a tal punto che il suo corpo si è lacerato dall'interno. Continuerà a crescere finché il suo corpo non sarà più capace di contenerla e allora cadrà inevitabilmente a pezzi. Eh già, sarebbe anche ora che io vi mostrassi tutto quanto il bestiario. Magari come extra per il prossimo episodio? Farò un episodio extra dove mostro solo il bestiario. Ma va bene, ad ogni modo io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!